credo che quando si discute dei diritti bisogna cercare un'ampia base parlamentare. In questo caso credo che il DDL abbia dei punti sicuramente positivi, ha non solo l'articolo 4 ma anche sull'articolo 5 alcuni problemi interpretativi che potrebbero creare problemi anche sulla libertà di istruzione, ma anche su temi che vanno a toccare le libertà individuali e di espressione di ogni singolo cittadino italiano. Quindi da questo punto, no, guardi, lei dice così, però noi abbiamo avuto anche Io non ho processi detto nulla, sulla legge ho Mancino riguardante i tempi, lo so, lei ride, intanto si parla di solo. diritti Ma io rido perché e voi ci sono state non la persone volete, accusate fate che sono finta di andate in volerla. processo Lei ha aggiunto il semplicemente per delle 5, Salvini opinioni. dice 1, In un 7, paese 4, civile 5. e Non volete la democratico, legge, in ditelo, Occidente siate non succede, è sinceri. successo solo in Italia. Allora, estendere Siate questo tipo di sinceri. strumenti in maniera eccessiva rischia di danneggiare gli stessi che vorrebbero approvare questi strumenti. Ma questo lo Quindi lo dica a dico noi, molto lo faccia chiaro, dire a perché poi ci noi, non sono abbiamo corsi questa co e ricordo i preoccupazione. corsi della storia. Io credo che su questo noi abbiamo dato una grande dimostrazione di apertura, perché da posizioni assolutamente, come posso dire, molto dure nei confronti di alcuni temi, abbiamo deciso di mediare all'interno della maggioranza e farci portavoce anche nelle anime più critiche del nostro movimento per cercare di aprire i diritti di tutti, individuando l'essere umano come detentore di diritti Benvenuti indipendentemente, Rixi, diciamo, noi delle ci stiamo sue dai tendenze di tempi della qualsiasi Rivoluzione tipo. francese, Allora, da oggi è questo punto 14 di luglio, vista, ci avete messo qualche secolo. vorrei capire come, tra l'altro, è stato riportato anche come posso dire, da persone di ogni tipo di estrazione e anche da molti sostenitori sia dei diritti degli omosessuali, perché bisogna andare a creare delle barriere ideologiche. Allora, troviamo una formulazione che vada bene sostanzialmente a tutti e porti il risultato, sicuramente quello di inasprire alcune pene e di difendere determinate situazioni, ma che non vada sostanzialmente a creare nella struttura legislativa italiana delle distorsioni che poi vengono interpretate dai giudici, perché lo sappiamo come succede in Italia, e poi si va a finire con azioni su cui il DDL sostanzialmente non dovrebbe neanche entrare. Allora, questa è la paura oggi che ha una parte del paese e non solo la Lega o Matteo Renzi, ma anche buona parte della comunità cattolica, anche quella più aperta, molti parti anche di persone laiche e anche tra persone che difendono i diritti degli omosessuali. Ecco, io quello che chiedo è che vengano ascoltate tutte le voci e si faccia una sintesi. Non mi sembra di chiedere delle cose Rixi, incredibili, eh. 8 mesi in commissione, abbiamo ascoltato chiunque, voi in realtà non la volete far passare, No, la ma noi volete gli rinviare emendamenti per li abbiamo fatti sempre, questa è la semplicemente che verità. non Però vengono 8 mesi. recepiti. Sì, ascoltare presume anche di modificare i testi normativi, Ma perché se chi la proposta non se si vuole, non vogliono capisco, fare, ma no, le fatene una proposte ci vostra sono, gli diversa. emendamenti li abbiamo, sono stati anche condivisi. Dopodiché c'è stata una chiusura totale da parte di qualcuno che vuole su questo farci la propria campagna Ma non elettorale. è È vero. libero, però non si può dire che chi Posso? strumentalizza questa battaglia difenda Allora, mi pare che ovunque le le persone posizioni. che da questa battaglia Sì. acquisiranno meno altre Mi protezioni o pare che altri siete diritti, stati comunque perché questo non lo entrambi accetto. rispetto a Non è quello che.